Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo della confessione che, solamente qualche giorno fa, Rita Dalla Chiesa ha fatto in diretta TV riguardante il rapporto che aveva con Fabrizio Frizzi. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Rita Dalla Chiesa ha recentemente condiviso riflessioni molto intime e toccanti sul suo passato con Fabrizio Frizzi durante un'intervista nel programma Storie di donne al bivio. In particolare, ha parlato del loro matrimonio, della separazione e del grande affetto che li ha sempre legati, anche dopo la fine della loro relazione. Il loro matrimonio, celebrato nel 1992, è durato fino al 1998. Ma la loro storia d'amore non si è mai completamente esaurita. Rita ha confessato che il motivo della rottura è stato legato a una relazione extraconiugale di Frizzi con una corista di Domenica Inn, Graziella De Bonis. Tuttavia, ha aggiunto, dopo di me lui ha amato profondamente Carlotta Mantovan, ma le nostre storie appartengono a tempi diversi. Penso che se avessi saputo perdonare il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito. La Dalla Chiesa ha anche parlato di una liaison intellettuale con l'attore Franco Nero, chiarendo però che non è mai stata una vera relazione sentimentale. Allo stesso modo, ha discusso del suo legame con Albano, con il quale non c'è mai stata la possibilità di un rapporto più profondo, nonostante le voci insistenti. Rita ha mostrato grande forza parlando del dolore legato alla morte di Frizzi nel 2018, ricordando sempre con affetto l'uomo che è stato una parte così importante della sua vita. Ha ammesso di provare ancora un profondo senso di mancanza, anche se il loro legame si era trasformato in una bella amicizia dopo il divorzio. E tu cosa ne pensavi del compianto Fabrizio Frizzi? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.